Diciamo che ci sono due buone motivazioni. La prima è che incontrare comunque gli operatori di canale, soprattutto quelli che sono nel parco degli utenti finali, è estremamente importante. Noi vogliamo dire che oltre alla tecnologia c'è un canale fatto di persone e di relazioni che permettono chiaramente di interagire e di scoprire che cosa vuol dire fare tecnologia e implementare la tecnologia. In modo più specifico, per questa edizione abbiamo pensato di portare la Cloud University, che è un'iniziativa in qualche modo spinta con VMware, per istruire, per far comprendere quali sono i vantaggi tecnologici e anche di licensing per poter implementare o spingere le aziende a portare la propria infrastruttura nel cloud. Diciamo che il nostro mercato di riferimento chiaramente riguarda dal punto di vista tecnologico quello infrastrutturale, inteso sia come software ma anche come apparati o dispositivi che sono abilitanti a quello che è il software defined data center, un messaggio chiaramente estremamente fluido, estremamente melliflo, che include tantissime partnership con altrettante aziende. Ovviamente poi abbiamo le persone con cui collaboriamo, quindi i system integrators in primo luogo sono il partner storico, ma non possiamo escludere in questo ambiente anche i cloud service provider. Sicuramente il termine ibrido è molto importante in questo momento, perché molto più spesso, sempre più spesso, i system integrator diventano attori del cloud, sia come componente di proposizione che come piccoli service provider che interagiscono con la propria clientela. Se mi è concessa una metafora un po' simpatica, un po' come parlare della macchina volante. Spesso noi sappiamo che la macchina volante in qualche modo è un principio che si può declinare, ma è troppo futuristico, magari economicamente non sostenibile. Il discorso è che il mondo sta diventando sempre più digitale e digitalizzato, quindi è importante sapere quali sono gli strumenti per poter affrontare questo tema, per permettere all'azienda di poter utilizzare i dati prodotti in ogni contesto. Vuol dire che il dato deve essere percepito e utilizzato ovunque, da qualunque dispositivo e in ogni momento. Quindi i software a disposizione più la forza del canale, delle persone, sono il vero messaggio che vogliamo lasciare al canale.